Buongiorno amici di YouTube, avete una vecchia TV e vorreste trasformarla in una TV smart, magari con digitale terrestre e anche videoregistratore? Beh, oggi faremo tutto questo, trasformeremo una vecchia TV inutilizzata in una smart TV per il nuovo digitale terrestre 2. Ma prima iscrivetevi al mio canale. Il nostro televisore dovrà avere due ingressi audio-video, un ingresso HDMI per la Smart TV, questo, e un ingresso audio-video anche tramite presa SCART, non è un problema. Poi occorre il decoder digitale terrestre 2, costa circa 20 euro. Questo decoder contiene anche un registratore, quindi è anche un videoregistratore che registra tramite un hard disk esterno oppure una chiavetta USB esterna. Ha delle uscite audio-video tramite cavo RCA che dovrete acquistare a parte. Il cavo serve per collegare il decoder al televisore. Nel caso in cui sul vostro televisore non siano presenti i connettori RCA audio-video, ma soltanto la presa SCART, dovrete acquistare a parte un adattatore da SCART a RCA come questo, al quale poi andrete a collegare i cavi RCA audio e video che poi andranno al televisore. Procediamo collegando dapprima il cavo video giallo e poi i connettori audio destro e sinistro. Sul televisore il cavo giallo all'ingresso video e gli altri due agli ingressi audio, secondo lo schema riportato in questo esempio. Se nel vostro TV non sono presenti gli ingressi audio-video RCA come indicato, ma soltanto la presa SCART, dovrete utilizzare l'apposito adattatore da RCA a SCART che andrete ad inserire in una presa SCART del televisore. A questo punto continuiamo con gli altri collegamenti. Colleghiamo il cavo d'antenna. Successivamente possiamo collegare anche un eventuale hard disk o una chiavetta USB per poter utilizzare la funzione di registrazione per i nostri programmi preferiti, perché vi ricordo che questo decoder è anche videoregistratore. Infine la volta dell'alimentatore, e a questo punto andiamo a collegare l'alimentatore che trovate nella confezione nella ciabatta. Accendiamo ed ecco qua che il decoder è pronto. Questa che vedrete adesso è la schermata iniziale, il nostro decoder digitale terrestre di seconda generazione è pronto per utilizzo. Attraverso il pratico telecomando possiamo accedere a tutte le funzioni previste, scorrere tra i vari canali. Esiste un menu che consente di accedere alle varie funzioni, appunto come per esempio la sintonizzazione automatica, le varie funzioni presenti in tutti i decoder, l'aspetto, addirittura in questo decoder è presente anche la possibilità di registrare, di vedere foto o film su chiavetta e registrare appunto i programmi televisivi che più ci interessano attraverso un telecomando molto semplice e intuitivo da utilizzare. A questo punto passiamo ad implementare la funzione Smart. Attraverso l'acquisto di un dispositivo Fire Stick su Amazon è possibile procedere a rendere la TV Smart. Il costo è sui 20-30 euro. Si collega questo dispositivo alla porta HDMI del vostro televisore. Se sul vostro televisore è disponibile un'ulteriore porta HDMI, potreste collegarci anche il decoder. Nel mio caso ho dovuto utilizzare per forza gli ingressi audio-video perché non avevo un'ulteriore porta HDMI per il decoder. Il dispositivo Fire Stick è dotato di un proprio alimentatore che troverete nella confezione. Vi ricordo che per utilizzare al meglio i servizi offerti da Amazon sul Fire Stick, sarà necessario attivare pagando un account Amazon Prime.
In caso contrario, comunque, potrete utilizzare altri servizi gratuiti, come per esempio YouTube. A tal proposito, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al mio canale per incentivarmi e supportarmi. Spero che il video vi sia piaciuto e che possiate proficuamente trasformare una vecchia brutta televisione in una nuova televisione per vedere la nuovo digitale terrestre e avere anche delle funzioni smart. Vi do appuntamento alla prossima e vi saluto. Ciao!